frutto di quello che è successo quando Cestaro se l'è presa con l'arbitro in modo incredibile nel secondo tempo, sulla simulazione di rischio. No, ve ne siete accorti dal campo, no? No, sinceramente non so cosa sia successo. Vabbè, siete, ha tentato di scavalcare la barriera per entrare in campo, ma è stata più una cosa. Sente, io ve l'ho detto e continuo a dirlo alle spalle. Sono una persona che ama questa squadra alla follia e quindi se potesse caricarci tutti e portarci all'obiettivo avrebbe la forza di farlo. No, ma era più degli episodi arbitrali, perché la simulazione che forse era fallo e rigore già era rosa. Cambiamo la domanda. Anche tu ti sei molto arrabbiato con verso la terna. No, io ero molto concentrato sui miei giocatori e diciamo che gli episodi a volte condizionano una gara, noi siamo stati bravi a ribaltarlo, molto bravi, perché non era facile, perché avevamo tenuto un ritmo altissimo del Varese, che è una squadra molto, molto organizzata, con dei giocatori di categoria e gioca dei ritmi molto alti. Noi come tempo siamo stati bravissimi perché abbiamo tenuto loro ritmi e solo su un calcio di rigore siamo andati sotto. Poi nel secondo tempo secondo me i giocatori sono stati eccezionali, perché oltre ad aver avuto la palla gol di Buonazzoli, la squadra ha avuto una reazione fantastica e ha giocato come me la ricordavo io e ha avuto anche diverse palle gol, se non mi sbaglio. Senti, sull'11 iniziale invece sì. Hai scelto ovviamente di fare un centrocampo un po' più folto e liberare spazi per gli attaccanti. Hai guardato il Varese perché forse avevano annunciato Zecchin, quindi sarebbero stati un po' più larghi, o hai pensato ai tuoi? No, io perché a un certo momento hai giocato a 5 e mezzo. Ho giocato con Buonazzoli davanti e Farias e Zedua sì, un po' dietro così. Perché il Varese è una squadra molto forte fisicamente e dovevamo contrastarlo, quindi anche sui palloni alti. E di conseguenza Zeduardo insieme a Buonazzoli erano due che davanti potevano contrastare. Ho visto Zeduardo è un giocatore che sa muoversi molto bene tra le linee e infatti secondo me in diverse occasioni gli a destra sono stati pericolosi. Ho avuto il primo tiro in porta è stato proprio suo. No, appunto, era un complimento perché quello che mi sembrava per rinforzare il centrocampo. Invece le occasioni più belle, anche le palle gol, le occasioni importanti, sono partite tutte dai piedi di Zé Eduardo sulla destra. No, è vero, ma ripeto, lì aveva giocato anche a Vercelli, ha fatto scornare una grande partita, un ragazzo nonostante la sua giovane età molto intelligente, molto duttile e poi sinceramente vi ha dato anche mezza giornata di riposo a Cutolo che ne aveva bisogno perché aveva giocato tanto e aveva corso tanto. Infatti nel secondo tempo di quella verità ha dato quello che magari nell'arco dei 90 minuti a volte può perdere, no? Cioè quella qualità che la squadra si ama. Infatti nel secondo tempo lui, poi dopo Memonti, anche quando è entrato, hanno veramente messo in difficoltà la squadra avversaria. Ed è quello che una squadra deve fare, deve essere gli 11 che scendono in campo, ma soprattutto, io ho continuato a dirlo nella prima parte del campionato, che chi è fuori non è una riserva ma una risorsa. E oggi il Padova è stato così. Prego. Sei soddisfatto del risultato? Sono soddisfatto della prestazione. Perché? Della prestazione? Perché la squadra è cresciuta tanto in queste tre partite, secondo il mio punto di vista, sotto tutti i punti di vista. Io questi ragazzi li vedo allenarsi tutti i giorni e vedo quanto è cambiato, quanto stanno cambiando. E questo è sicuramente un aspetto molto positivo. Il pareggio di oggi magari può sembrare quello di classifica, è un risultato magari non importante, però avevamo di fronte una grandissima squadra, una signora squadra che sono ormai 4-5 anni che è sempre in alto, fa sempre playoff, quindi fatta di giocatori molto esperti e una squadra sempre ben organizzata. Quindi diamo valore anche a chi avevamo di fronte, che valorizza ancora di più, scusate il gioco di parole, la nostra prestazione.